Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione sportiva su Teletruria. Arezzo al lavoro anche oggi, a parte solamente Geoffrè e Magliocca, mentre le condizioni di Persano, uscito a scopo precauzionale contro il Cannara, non sono preoccupanti. Domenica Badesse assente, l'olandese Van der Velde per squalifica, con Calderini e Frosali a rientro. Per Benedetti, Lazzarini, Mancino, Marchi e Ruggeri, il prossimo cartellino farà scattare lo stop. L'obiettivo è evitare assenze pesanti ai playoff. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma l'accordo fra Arezzo e il nuovo direttore sportivo Paolo Giovannini è stato raggiunto. Si aspetta il via libera da Pontedera. Ormai la volontà è chiara, Paolo Giovannini sarà il prossimo responsabile dell'area tecnica dell'Arezzo. A Pontedera hanno già presentato i nuovi assetti e ovviamente Giovannini non fa più parte del sodalizio, resta da risolvere la sua posizione e si attende il semaforo verde proprio dalla società granata, che ha diretto dal 2012, contribuendo a farla decollare dalla Serie D alla Serie C con ottimi risultati. Il faccia a faccia con Manzo c'è stato in maniera ripetuta, prima via call con presenza di Giovannini nella sede di Piazza Laurentini e poi due giorni fa a Roma. Manzo si tiene aperto un'altra opzione, quella di Vincenzo Minguzzi, ma Giovannini a quanto pare è in pole position. Del resto, in una intervista rilasciata al Tirreno, il manager ha confermato di avere chiuso il rapporto con il Pontedera. Non è da escludere che, se sarà Arezzo, sia proprio Ivan Maraia l'allenatore che lo seguirà. Lui non ha bisogno di presentazioni da queste parti, visto che ha già lavorato con il Cavallino Rampante quando era il secondo di Leonardo Semplici. Seconda partita del mini girone salvezza nel girone C dell'Eccellenza Toscana, dopo Baldaccio Bruni Anghiari, Castel Fiorentino di domenica scorsa, vittoria della squadra della Valtiberina per 2-0. Oggi il Castel Fiorentino si è riscattato vincendo per 3-0 con il Castelnuovo Garfagnana. Domenica prossima la squadra garfagnina ospiterà proprio la Baldaccio Bruni a Castelnuovo. Vicini alla meta, la Castiglionese ormai è prossima a seguire l'esempio del Subbiano. Domenica ha la possibilità di festeggiare il ritorno in Eccellenza. Manca poco, forse un punto, poi sarà festa per la Castiglionese, che ha onorato alla grande il peso del pronostico in questo girone D della promozione toscana. La squadra di Roberto Fani è un punto dunque dalla meta. Questo potrebbe arrivare già domenica prossima nella partita che i Viola giocheranno allo stadio Faralli con il Prato Vecchio. Non è certo un cliente facile la formazione casentinese, visto che con l'avvento in panchina di Laurenzi è stata protagonista di un eccellente cammino, ma per la Castiglionese l'occasione è troppo importante per farsela sfuggire. Le immagini si riferiscono al successo nel derby di Cortona. Avere in squadra giocatori come Redi, Falomi, Bastianelli è sempre un valore aggiunto per ogni formazione. La Castiglionese ha avuto gli uomini giusti per tornare nel campionato, che meglio si confà alle ambizioni del paese. Orlando Fiordigiglio era tra gli ospiti presenti al Galà dello Sport a Castiglion Fiorentino e il pugile aretino ci ha raccontato le sensazioni dopo la conquista del tricolore Super Welter. La scorsa settimana avevamo salutato Orlando Fiordigiglio prima del match, traspariva la fiducia e la sicurezza. Sì, stavo bene, come avevo detto, insomma, la preparazione è andata benissimo, quindi avevo riacquistato sicurezza e soprattutto sintonia con tutto il gruppo. Ecco, è stato un combattimento che hai condotto soprattutto nelle prime 5 riprese, poi l'hai gestito con grande esperienza e autorevolezza. Sì, questa volta l'esperienza, diciamo, era dalla mia parte. Dopo aver vinto le prime 5-6 riprese, dopo ho cercato di gestire il tutto per spingere le ultime due, diciamo che è andato tutto un po' da prassi. Senti Orlando, e adesso a 38 anni che fai? Continui il sogno europeo? Ora porto la famiglia in vacanza, ce ne andiamo via una settimana e al rientro vediamo un po', vaglieremo un po' le offerte che sono già arrivate e decideremo un po' cosa fare. Per me era importante riuscire a divertirmi un'altra volta, quindi mi sono divertito, continuo a divertirmi allenandomi e vediamo un po' cosa esce fuori. Certo non rincorro più niente, quello che viene, viene, cerco di non rincorrere più niente. Vincere per continuare in questa avventura per la SBA, quella di domani sera diventa una partita fondamentale per il prosieguo di quello che resta nella stagione. Per andare in gara 3 serve battere la Manetti di Castel Fiorentino.
Sarà il Palaestra ad ospitare la gara più importante della stagione domani sera alle 21, quella di gara 2 dei playoff tra Amen Scuola Basket Arezzo e Castel Fiorentino. Una partita da dentro o fuori dove dobbiamo sicuramente cambiare atteggiamento rispetto a gara 1. Abbiamo analizzato gli errori che abbiamo fatto, ci siamo resi conto che ce la possiamo fare, nonostante Castel Fiorentino sia una squadra obiettivamente più forte e più attrezzata di noi, ma le differenze sono state altre e non tecniche in gara 1. E consapevoli di questo e consapevoli di quello che abbiamo fatto durante tutta la stagione, andiamo a giocarcela con tutte le carte che ci sono rimaste. Può essere il fattore Palaestra un valore aggiunto per domani sera? Ma sicuramente giocare davanti al nostro pubblico e nel nostro campo ci darà una mano, ma domani è una partita che ovunque si gioca e contro chiunque si giochi dobbiamo dare il 100%, anche più di quello che abbiamo in questo momento nel bagaglio. Presidente Castelli, dove vivrà la gara di domani? Guarda, io di norma le ultime partite le vivo sempre in questa tribuna da solo, perché mi conoscono, sono un po' agitato io. Però, ripeto, a differenza dell'ultima gara playoff quando vincemmo la C-Silver, questa volta sono molto più sereno, perché noi veramente quest'anno abbiamo superato, come hai detto te, di gran lunga le aspettative e gli obiettivi iniziali. I ragazzi hanno veramente fatto più di quello che è nelle loro corde, insomma. Però sono convinto che domani sera daranno il sangue per combattere e provare a contrastare una corazzata come Castel Fiorentino. È tutto per la pagina sportiva, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata con i programmi di Teletruria.